sta procedendo molto bene, abbiamo 31 produttori con le loro postazioni stand e 51 sono le aziende che è possibile degustare nella nostra area collettiva, 87 vini in totale nelle varie tipologie: Brunello, Annata, Riserva, Selezione e Rosso di Montalcino, che non può mancare. E sicuramente una fiera molto importante per il mercato tedesco. Il Brunello è presente, consolidato in questo mercato, ma soprattutto anche sono motivi di aggancio strategici anche per il nord Europa, dove la denominazione comunque è presente in questi paesi, e direi che ci si può concedere calice di Brunello. Siamo nell'ultimo giorno della fiera, siamo molto soddisfatti, contenti anche dell'affluenza che c'è stata. Calice su. Carlotta, hai in mano un bellissimo calice di Brunello di Montalcino, ma cosa c'è dentro questo calice? Cosa troviamo in un calice di Brunello? Sangiovese di Montalcino, c'è il terroir, il carattere sapido, la sensazione di freschezza, di tenacia, di vigorosità del Sangiovese, c'è una struttura comunque che può assumere chiaramente consistenze differenti nella parte sud, dominata dalla frutta, nella parte centrale risente più di un clima più continentale, quindi c'è una sapidità, una freschezza, un'incisività anche del tannino, e nella parte chiaramente nord, nelle parti quadranti est e ovest, assumono anche sfumature sulla frutta più scura, anche un pochino più boschiva, quindi sicuramente sono tutti territori da scoprire e non ci resta anche che visitarli. Il tuo abbinamento preferito? Abbinamenti, io sono sicuramente una che piace molto sperimentare, molto, però non disdegno il classico crostino con il ragù toscano. Su quello non, nessuno può rinunciare, la semplicità.